Gli appassionati di muscle car si dividono in due categorie, chi compra le Ford Mustang e chi ama le Ford Mustang. Noi siamo qui a Vallelunga per provare la versione più potente della celebre muscle car di casa Ford, quella spinta dal V8 da 5 litri e 435 cavalli chiamato Coyote. Seguiteci! Spinta dal V8 da 5 litri e 435 cavalli. Siamo a Vallelunga ed è veramente una pista molto tecnica e molto impegnativa. Siamo alla prima S, un destra-sinistra velocissimo, il telaio risponde molto bene, le sospensioni posteriori multilink sono davvero spettacolari, si riesce a sentire molto bene il retrotreno. Ecco, freniamo fortissimo a 100 metri dalla curva, rilasciamo e moduliamo il pedale del freno, ci inseriamo nelle prime due curve, arriviamo lunghi, sfruttiamo tutta la pista e anche oltre, riapriamo nuovamente il gas, ragazzi, è micidiale, quando si parla di cavalli americani si intende veramente questo, siamo quasi a 200 all'ora quando ci avviciniamo al prossimo tornantino, è una macchina davvero spettacolare la Ford Mustang, è un mito americano, è dal 1964 che quest'auto è l'orgoglio di casa Ford, è stata icona di film leggendari come ad esempio Bullet con Steve McQueen. Anche il cambio automatico a 6 rapporti risponde davvero molto bene, sia in modalità sequenziale che in modalità automatica. Nonostante siamo a Vallelunga, quindi una pista molto tecnica, la Mustang si sta comportando davvero bene, è vero, il motore anteriore da 5 litri sposta molto il peso sull'anteriore e possiamo vederlo in questa uscita di curva dove la macchina ha sottosterzato parecchio, ma basta dare un attimo una spinta sul pedale del gas e i 435 cavalli ci portano subito fuori dalla curva. Verissimo, i nostri Gale Bordons avevano provato la versione cabrio spinta dal 2.3 EcoBoost e già si faceva ben apprezzare, però se proprio volete portarvi a casa il vero American Dream è questa l'auto che fa per voi. Ricordiamolo l'ennesima volta, 5000 cm3 di cilindrata, 435 cavalli, questa Mustang con il V8 è davvero spettacolare, anche l'impianto frenante nonostante la stiamo maltrattando davvero tanto risponde sempre bene, ottimo di sterzo, ottimo di inserimento curva, è veramente un'auto che si fa apprezzare sia nella guida di tutti i giorni che nella guida su pista. Se questa nostra presa di contatto atipica e pistaiola della Ford Mustang vi è piaciuta, mi raccomando facciacelo sapere sempre nei nostri canali di riferimento, sul profilo Twitter, qui sotto al video di YouTube, sulla pagina di Facebook e naturalmente al sito internet automoto.it. Noi ci continuiamo a divertire, alla prossima!